Bella. Di una eliminazione. Lasciami una foto. Utilizzo abilità. Scatto. Completo obiettivo unleashed. Utilizzo abilità scatto latero. Aumenta la forza dello scatto laterale. Ok. Completo l'obiettivo unleash di 1 eliminato. Ok, lo vediamo. Proviamo. Ma vaffanculo. Dobbiamo lasciare
Non è facile questo tipo di sfida, però. Cioè, non so se basta arrivare in fondo, basta averla schiacciata, ma cosa basterà? Ah, bastardo. Ah, figa, l'ho eliminato questo. Questo anche. Si può andare a vincere, eh. Guarda, guarda. Oh. Andiamo a vincere. Sì, però non so se ho vinto la sfida. Io quelle sfide qua veramente non ne ho capito un cazzo, francamente. Confesso il mio problema. Cioè, non si capisce veramente un cazzo. Sfida Unleashed. E infatti. Infatti non l'ho vinta. L'obiettivo Unleashed di una eliminazione. Che cazzo vuol dire una eliminazione? De che? Utilizza abilità scatto. Ma come? Come? Me la devi spiegare? Non si capisce un cazzo. Una eliminazione di cosa? Come? L'eliminazione di un'auto facendo cosa? In quale specifica? Cioè, sono tutti obiettivi secondari, per carità, però, cioè, minchia. Nella sfida veloce, nella sfida. Cioè. È qua dentro, è là dentro, è fuori dentro. Dove? 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 Usiamo ancora questa, la facciamo. Vediamo. Magari qua dentro. Boh, si capisce un cazzo. Cioè, bello giocarli, però. Cioè, oltre le sfide queste qua secondarie, cioè, veramente sono.
Cioè, non posso, cioè, se l'obiettivo è eliminarli mentre, cioè, con l'eliminazione all'ultimo secondo qua dentro, vabbè, allora dite che non è una cosa fattibile, facciamo prima. Altrimenti, mo. No. Perché tutte le volte mi faccio fregare da questo coso? Anche perché chi derapa qui, cioè non è la derapa, cioè si derapa in modo orribile, ma più che altro perché ci sta, cioè il concetto della forza magnetica che qui è un po' più forte. Quindi è un pochino più scomodo, solo da questo punto di vista. Invece qua fate delle derapate che sono ovviamente un piacere. Ma tra l'altro, ecco, una nota a margine è che le sfide che trovate qua dentro ho una capacità, io probabilmente molto limitata, di comprendonio, do sempre colpa a me in generale, anche se cioè lo dico, ma poi in realtà penso che comunque chi non mi faccia capire abbia sempre comunque la colpa principale, ma pur nei miei limiti, perché che il 100% di queste sfide non si capiscono. Non è proprio cosetta, eh. Preso dei soldi, sì. Esci. Vediamo se ho vinto la sfida. No, no, non l'ho vinto. Non si capisce la sfida. Porca di quella puttana. Non si capisce la sfida. Allora, qua c'è da derapare. Proviamo a derapare qua. 5,50. Cazzo, questo era bello. Sarebbe stato bello. Ma devo togliere un modificatore che comunque. Ah. Che comunque mi impedisce. Fanculo allora. 417. Sì,
Questo non è difficile, eh. La miseria, porca. Allora, devo togliere il potenziatore che mi fa sbattere contro gli avversari. Minchia puttana Martina Troia. Qui la logica del riavvio è totale. Troppo veloce, porca puttana, controllo zero proprio. La velocità in cui si entra poi è fondamentale. No, non ci siamo. No, non ci siamo. Allora, terminiamo la sessione perché ho sbagliato io. Continuo, intanto mi dà comunque dei punti, mi sa. Tanto ho vinto. Collezione. Cioè, in alto dovete togliere questo. Aumenta la forza frenante, ma diminuisce il guadagno passivo. Oppure c'è, aumenta la velocità, ma durante l'utilizzo del boost aumenta la velocità, ma questo è figo. Questo come faccio ad averlo? In base a... Ah, in base a cosa? Cambia tipologia di boost. Riduce il consumo di carica del boost dello scatto... Ah, ma riduce anche lo spostamento laterale. Questo sì. Questo sì, ci piace. Ah, e aumenta passivamente anche questo. Oh, interessante. Aumenta la forza frenante. Aumenta il guadagno di velocità in scia. Aumenta il guadagno di carica boost in scia. Aumenta la potenza del boost. Velocizza il guadagno di carica boost durante la derapata. Ah, però mai se tipo uno se li fa tutte e due. Cosa gli succede? Cioè si compensano? Curiosa questa cosa. Molto curioso. Cioè, ho due potenziamenti che si annullano tra di loro. Oh. Beh, qua c'è stato un quasi controllo. Che se tocchi anche con 17.000 non tocca un cazzo. La sbattere ovunque sta merda.
Oh, ma perché? Ci siamo neanche. Però ecco, qua c'era una modifica che vorrei. Qua c'è la possibilità di modificare il tipo di boost. Questo sì, questo ci potrebbe servire. Questo ci potrebbe servire da bestia, effettivamente. Ora basta perché mi sono rotto il cazzo, però una cosa che ho notato è che comunque ci permette. Collezione. Di cambiare. Potenza, aumenta il guadagno. Riduce il consumo. Riduce il peso. Riduce il peso del veicolo. Vabbè, il peso ci serve, ma riduce la forza dello scatolotto. Vabbè, questo magari è anche meglio, non lo so. Aumenta il guadagno passivo, riduce il consumo di carica. No, cambia il tipo di boost. Questo sì. Questo sì. Esatto. Questo lo voglio. Il veicolo immune a drago, pozza, nastri trasportatori, getto. Boh, sì, però adesso non ci interessa. Proviamo giusto per farci una. Una valigizzata. Vediamo com'è. Questa cosa qua del boost ci serve. Soprattutto sul derapatore, eh. Che siamo noi. Qua ho cannato proprio. È un po' noi a dirgli come quanto boost. Quanto boost darci. Vabbè, qua non ci si sognava. Stiloso! Cioè, vogliamo premere, non vogliamo premere. È tutto in mano a noi. Beh, però erano già, immaginate 20 per 3. È un'altra roba, eh. Porca troia. Stiamo arrivando all'assetto. Vaffanculo. Poi il fatto che comunque vi tolgano. Cioè non un per uno ogni volta, ma vi porti a prescindere all'uno. E poi vi riabbassi. Vada via il culo, troia. Ma vaffanculo! Niente, vada via il culo. Ce la facciamo. Va bene.
Oh, ma porca troia, vaffanculo! Però il miglioramento c'è. Niente, cioè, è pari al mio livello di imprecazioni. Poi bello anche che iniziate a recuperare l'accumulo dopo tipo 20 minuti, giusto per aumentare il livello di dell'essere persone buone. Veramente l'accumulo della parte della derapata è veramente pensato da persone estremamente sadiche. Cioè che poi, sadiche o no, è in base anche poi a quello che loro poi considerano come record, quindi se tu non mi fai le richieste esagerate, allora riduco. E va uno. Bene. Quasi bene. Quasi bene. Utile poi quel pezzo qua, veramente utile. Devo spingere di più. Anche il rallentamento fai. Ma tienimeli. Fanculo, basta. Questo è fastidioso però. Qua se raggiunge. Allora, se rifate la gara vi dai i punti. Se non rifate la gara non vi dà un cazzo. Questa cosa è fastidiosa, anche questa. Adesso vi faccio vedere, completa l'obiettivo base di tre gare. Di che tipo? Di che tipo? Di che tipo? Ambientazione, stazione di servizio. Stazione di servizio, base di tre gare utilizzando e sblocca altre cose. Quindi io faccio il gas station tre volte con il peso massimo e lui me lo dà buono. Mi decidi di accettare questa sfida per tutti i progressi della precedente. Ok. Facciamo tre volte questa. Gas station, servizio al tavolo. Poi non so se devo uscire, rientrare, riavviarla.
Ah, poi aspetta, base, vuol dire che non lo devo modificare? Che questa è divertente perché... No, sono veramente imprecisissimi nelle spiegazioni. Base non vuol dire un cazzo. Per me voleva dire che non hanno... Non avete i requisiti, cioè nel senso non la dovete modificare. Penso, perché messa giù così... Messa giù così veramente non vuol dire assolutamente nulla. Ma poi soprattutto se mi dai un obiettivo, che ne so, di fare un tot numero di gare, io lo accetto, però poi fammi un contatore, mi dici ok, ne hai raggiunti uno, ne hai raggiunti due, ne hai raggiunti tre, no, ma non ve lo dici. Cioè sceglie proprio... Sapete che non è male questo da tenere per derapare? Adesso, a parte che adesso che ovviamente ho cannato, ma... Ma che roba? In più entrate in derapata, quindi è il massimo di valutazione per la parte... Ostia, ce l'ho già lì, eh. Ce l'ho già lì, ma non li facciamo passare. Tanto mi dà dei soldi. E poi come vedete con il bolide, autostrada bilanciato. Vediamo. Vedete, non vi dice quante ne avete fatte, se le abbiamo fatte. Sfide di rapato. Oh, vabbè, guarda. Niente, andiamo a vedere il negozio. Prima di uscire dal gioco, no. E direi andiamo al garage. Vediamo se ho sbloccato nel frattempo cose che non ho visto dell'hot spin. No. Andiamo in negozio, vediamo se ci sono auto nuove che sono belle da comprare. Count Muscola. Muscula. Vabbè, kit, cioè. Kit non si può lasciare lì. A parte che alla fine, cioè ce l'ho, ce l'ho. No, questa non la comprerò mai. Però... Beh, questa si potrebbe anche comprare. Ma no, io devo avere sempre almeno 10.000 li voglio, perché la volta che ti esce quell'auto, che può arrivare a costare anche 6.500, ricordatevelo, 6.500 non è poco. Non spenderò mai denaro cioè per aggiornare la lista. Però guardate. Ecco, questa qui che è un... Ecco, questo qui per esempio è un tipo di auto, cioè un tipo di moto che ve la dovete assolutamente modificare o il rischio è che sia praticamente inguidabile. Cioè, è bruttina sta cosa. Ecco, poi un'altra cosa che non hanno assolutamente imparato. Torniamo all'originale.
Una cosa che non hanno assolutamente imparato è, cioè, il fatto che ad un certo punto, vedete, avete 41 slot su 157, perfetto. Dovete far così per andare a vedervele tutte. Ditemi voi. Va bene, c'è la parte sopra. Va bene, ma allora io non devo vederla per forza. Cioè, fate cambia vista? Non so, una roba del genere. Però fatto così. Fatto così è veramente di una scomodità infinita. Devo passare 6 ore per guardarmi tutte le auto che ho dentro. Non è che ci stia molto. Questa non l'ho mai provata, sinceramente. Confesso. E sono anche un po' bloccato perché secondo me per andare avanti devo. Basta, l'annulliamo. Vedete, non mi fa proprio scegliere nulla. Non lo so, non si capisce. Va bene. Detto ciò, io vi saluto, un caro saluto a tutti, alla prossima e ciao!